Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video, video speciale del giovedì, perché ogni volta che io faccio il restock vi carico almeno il giorno prima o il giorno stesso il video degli slime. E domani, che è venerdì, ci sarà il mio nuovo restock di slime alle ore 18, ragazzi, alle 6 del pomeriggio, perché ho fatto dei nuovi slime. Sono 7 questa volta, ne sono di più. Sabato mi trovate al centro commerciale Auchan di Mugnano alle ore 16, perché faremo insieme lo slime. Quindi mi raccomando, vi aspetto alle ore 16, il 16 febbraio, al centro commerciale Auchan di Mugnano. Allora, iniziamo a mostrare il primo slime. Vado un po' in ordine sparso. Allora, il primo slime che vi mostro è questo. Questo come si chiama? Questo si chiama Minion Cream, perché con i colori vuole ricordare proprio i Minion. E questo qui profuma di banana, come non potevo fare altrimenti. L'ho messo già qua dentro e ovviamente ci sono in due versioni, ossia la versione più piccola e la versione più grande, 4Z e 8OZ. Allora, questo qui è fatto con una base sopra crunchy, con un po' di palline, e ha la base sotto che è un pochino più cremosa, diversa dalla base solita che io faccio. Nonostante tutto, la base è comunque molto glossy. Vedete qua, molto elastica e molto morbida. Io la amo e profuma tantissimo di banana. Questa è la prima base che vi volevo mostrare. Questa base qui, che è molto più cremosa, è stata fatta con un cincinino, un pizzico anche di clay all'interno, perché deve essere comunque un creamy. Se è un creamy, se è una crema, bisogna farla comunque a crema, e per farla a crema si fa con una base normale, di colla normale, più la clay oppure con la Daiso. E questa qui è la prima base. A me piace veramente un sacco. Ok, e la trovate sempre sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it. Allora, la seconda base, che è la prima che ho fatto ed è una tra le mie preferite, perché voi mi avete chiesto in realtà in questo restock degli slime semplici, fluffy, normali, e io vi ho accontentati. Allora, questa qui è una base super glossy, ve la faccio vedere, si presenta così. Praticamente questo è il chocolate milkshake, con tutti questi sprinkles sopra. Ragazzi, questo profuma altamente di cioccolato, ma di Nutella proprio. Io adoro, amo. Guardate quanto è glossy. Guardate sotto, raga. Cioè, sembra proprio cioccolato fuso. E questo qui è fatto con la ricetta della mia base americana. È densa ma elastica al punto giusto ed è straglossy, raga, ve lo giuro, sembra veramente cioccolato fuso. Io boh, non lo so come mi è uscita questa base, veramente a fortuna, perché molte volte sapete cosa faccio? Io mescolo gli ingredienti, però a volte vado anche ad occhio. È la prima base americana, semplice, fluffy, che viene presentata così all'interno del barattolo. E a me piace veramente tantissimo, raga, appena si apre sprigiona un profumo di cioccolato che voi non avete proprio idea. Allora, ritorna il mio best seller, ma con ricetta cambiata. Ebbene sì, ragazzi, ogni tanto sperimento e cambio la ricetta del mio birthday cake. Allora, questa è una nuova ricetta ancora, sperimentata, ed è una ricetta ancora più densa e ancora più morbida. Ragazzi, guardate sotto la base quanto è densa, ma allo stesso tempo elastica. Questa qua sicuro non si appiccica. Cioè, guardate qua quanto è morbida. Ho messo questa novità all'interno del mio birthday cake, ossia gli sprinkles, due sprinkolini così, e ci sono come sempre le palline all'interno del birthday cake, ma ce ne sono poche poche. Ho voluto rendere omaggio di più alla base. Molto thick, è anche abbastanza glossy ed è super elastica. Non so se si vede, ma l'ho allungata un botto. Adoro. E scoppietta un sacco. Questa qui l'ho sperimentata e mi piace, penso che userò sempre questa come ricetta del nuovo birthday cake. Ok, come sempre in versione da 4Z e da 8OZ. Poi
Poi non poteva non esserci ovviamente uno slime trasparente, e lo slime trasparente, ma più che altro olografico, è questo qui. Ve lo faccio vedere nel suo contenitore. Questo qua si chiama Unicorn Magic Water e guardate qua che meraviglia. In realtà è pieno pieno strapieno di glitter olografici. Guardate qua che bello, raga. È talmente pieno di glitter olografici che... cioè, raga, è meraviglioso. Mamma mia. E dentro ci sono questi unicorni, scaglie di unicorno e tutto. È fatto sempre con la mia base, con le colle. Io uso anche la Elmer's, non so se voi lo sapete. L'opacità in realtà è data più che altro dal fatto che ho messo anche il pigmento olografico. Quindi, essendo che ho messo il pigmento olografico e tutti i glitter olografici, però guardate qui la trasparenza dello slime. Raga, io adoro. Poi è anche questo super denso. È super thick, raga, io adoro. Questi glitter qua fortunatamente li ho trovati su Etsy, perché avevo già in mente da un sacco di tempo di fare uno slime del genere. Altro slime, in realtà ne andrò a fare altro di questo qui, perché ne ho fatto un po' pochino, che si chiama Puffo Ice Cream. Lo so, a me piace mischiare sia l'italiano che l'inglese. Allora, volevo fare uno slime che ricordasse il gelato al puffo. All'interno ci ho messo delle scagliette di cioccolato, ovviamente finte, per ricordare il gelato a puffo con le scagliette di cioccolato. Allora, questo slime in realtà è un mezzo snow e un mezzo... come si chiama? È un mezzo butter. Guardate qua come si stende, perché ovviamente deve essere come una specie di gelato, perché guardate quanto è morbido, ma allo stesso tempo si deve stendere, deve essere cremoso come un gelato. Infatti non scoppietta, ma è molto cremoso. Se vi piacciono gli slime cremosi, questo qua è molto profumato, profuma alla vaniglia e crema, ed è buonissimo, perché in realtà che profumo ha il gelato al puffo? Voi me lo sapete dire, io non me, non è che me lo ricordo molto bene, però che sapore ha, che profumo ha, me lo sapete dire, perché non me lo ricordo. Comunque, questo qua è uno anche tra i miei preferiti e l'ho voluto fare semplice semplice. Poi un altro slime che ho fatto, questo qua è l'ultimo, vi faccio vedere questo qui. Questo qua è un butter semplicissimo, vi faccio vedere come si presenta. Questo qua si chiama invece Strawberry Marshmallow Dip, ed è presentato così. È un super butter slime, a molto ma molto ma molto inflating. Ok, allora raga, è veramente, guardate sotto com'è glossy. Allora, stacchiamo un pezzo. Raga, è talmente denso, ma allo stesso tempo talmente morbido, che questo qua, e profuma un botto di... ah, tutti gli slime profumano, ve lo volevo ricordare, che quando ci giocate, questo qui è inflating e si gonfia, è anche molto sizzly. Raga, adoro. Cioè, non so se sentite, ma è veramente molto morbido. È stra morbidissimo. Ed è ovviamente semplice semplice, perché sopra vado a mettere solamente, ecco, Vivolani Tappi, due di questi pallini qui per ricordare tipo le fragoline e due glitterini rossi. Per il resto sarà presentato così, perché mi piacciono le cose semplici ed è veramente molto molto carino. Io voglio soddisfare anche le vostre richieste, ragazzi, ovviamente, perché in molti mi dicono: Yolanda, fai gli slime fluffy, fai gli slime normali, e io vi voglio accontentare. Poi, ultimo slime che mi piace un botto, questo qua è il Green Bubble Tea. Ho fatto io le palline nere che vogliono ricordare proprio le palline che sono sul fondo del Bubble Tea. E questo qua profuma di menta, sembra più un latte e menta con le palline del Bubble Tea. E questo è fatto con la base americana, ragazzi. Guardate qua quanto è glossy sotto. Adesso vi faccio vedere solo la base. Anche questa qui è molto molto thick, ed è molto elastica e non si appiccica. È talmente tanto elastica, e guardate qui, è molto molto glossy e profuma un botto di latte e menta. Raga, adoro. È super scoppiettante. Poi questo qua ovviamente le palline vanno mescolate all'interno e sembra proprio il bubble tea.
L'ho voluto fare così con la colla bianca perché mi piaceva molto l'effetto che avevano le palline all'interno della colla e poi volevo ricreare proprio questo fatto del glossy, insomma, mi piace moltissimo. Allora, ragazzi, questi sono tutti gli slime che ho fatto per questo restock che ci sarà domani, che è venerdì alle ore 18 sul mio sito www.yolandaswitz.it. Mi raccomando, non mancate al mio restock. E niente, spero che questi slime vi siano piaciuti. Fatemi sapere qual è stato il vostro preferito sotto in un commento. Io vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!